Cari amici, ben ritrovati. Voglio parlarvi brevemente, molto velocemente, di un aspetto che è stato già trattato più volte nei miei precedenti video su questo stesso canale, e cioè la questione associazione dei testimoni di Geova, quindi l'identificazione giuridica di questa organizzazione, dove vede gli aderenti, i propri aderenti, chiunque insomma è attivo all'interno di questa organizzazione, come socio aderente. Abbiamo più volte detto che questa associazione è dotata di uno statuto. Io l'ho stampato. Questo statuto è stato tra l'altro registrato, depositato già nel lontano 1986 attraverso una prima intesa che fu fatta in quel periodo con lo Stato italiano. Questo statuto in pratica dice come praticamente si può uscire da questa associazione, cioè come ci si può ritrovare fuori. In tre modi, all'articolo 5, questo statuto lo potete trovare online tranquillamente, ovviamente, e scaricarlo, chiunque, anche un vostro possibile legale. All'articolo 5 quindi si dice per dimissioni, per decadenza, per espulsione. L'espulsione corrisponde alla cosiddetta disassociazione, le dimissioni alla cosiddetta dissociazione e la decadenza. Che cos'è questa decadenza? Pare che questo aspetto sia a volte sconosciuto anche da alcuni avvocati, pensate. Questo aspetto è sconosciuto ad alcuni avvocati. Certo, quando vi trovate davanti a un avvocato che si mostra impreparato, incapace di gestire questo aspetto, beh, forse dovreste cambiare avvocato. Il punto è la decadenza, lo statuto lo specifica. Che cos'è la decadenza? La decadenza corrisponde all'essere inattivi. Quando un tizio diventa inattivo all'interno di una qualsiasi associazione, quando uno diventa non pratica perché, non perché per forza maggiore, non pratica perché ha perso l'interesse per quelle attività e quindi si astiene dal praticarle, diventa inattivo. Quando uno diventa inattivo per questa ragione, per cui perde il titolo, non è più testimone di Geova, lo dice lo statuto appunto dei testimoni di Geova. Sconosciuto alla maggioranza dei testimoni di Geova, perché purtroppo il 99% dei testimoni di Geova non conosce l'esistenza di questo documento, tranne che gli anziani, perché devono saperlo per forza, lo sanno per forza. Invece un qualsiasi testimone di Geova normale, senza incarichi di questo tipo, non conosce, non sa dell'esistenza di questo statuto, quindi non sa quale sia la propria posizione nei confronti dell'associazione, quali doveri ha, ma anche quali diritti ha. Il diritto quindi di uscirne da essa senza necessariamente dimettersi, senza necessariamente farsi espellere, no? Ma semplicemente restando inattivi per un certo periodo. Ma per quanto periodo? Pensate, poco fa mi è arrivata una domanda da parte di un'ascoltatrice. La domanda ve la voglio leggere. Al che mi ha lasciato veramente perplesso. Ce l'ho qui sul tablet. Ecco qua. Cioè, l'ascoltatrice mi dice che in pratica si è rivolta ad un legale per far valere questo suo diritto, cioè il titolo decaduto per inattività, ma il suo avvocato gli dice: va bene, ma io non leggo da nessuna parte che dopo 6 mesi o comunque un anno il titolo decade. Oddio, ho messo le mani in fronte.
Ci può stare che una persona non esperta in materia, insomma, si faccia questa domanda, no? Perché molta gente crede di dover trovare all'interno dello statuto questa specifica, cioè la specifica che dopo 6 mesi e comunque 1 anno di attività il titolo decade, ma nello statuto questa specifica non può essere presente. Perché? Perché è la Costituzione, è il codice civile che determina questa regola, che è valida per qualunque tipo di associazione, inclusa quella dei testimoni di Geova. Cioè i testimoni di Geova non possono decidere che si può, che il titolo decade dopo 6 mesi, 1 anno o 2 a facoltà dell'associazione. No, no, l'associazione, nessuna associazione in Italia ha facoltà di determinare dopo quanto tempo il titolo decade, perché lo decide, lo ha già deciso a monte la Costituzione italiana, le leggi italiane, il codice civile per esattezza, l'articolo 24 che ora vi leggerò. Articolo 24 del codice civile recita così: recesso ed esclusione degli associati. La qualità di associato non è trasmissibile salvo che la trasmissione sia consentita all'atto costituto o dello statuto. L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto, il recesso, cioè le dimissioni, per iscritto agli amministratori, cioè tipo agli anziani, e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno 3 mesi prima. Quando comincia l'anno teocratico dei testimoni di Geova? L'anno teocratico dei testimoni di Geova comincia sempre il 1° settembre. Il cosiddetto anno l'anno dell'associazione per i testimoni di Geova, che è un'associazione americana, quindi seguono il ciclo americano delle associazioni, che va da settembre ad agosto. Da settembre, loro lo chiamano anno teocratico, vabbè, sapete come sono i testimoni di Geova, devono dare sempre quel tono di biblico a qualunque scorreggia essi facciano, no? Anche le scorregge sono debitamente accompagnate da passi scritturali. E beh, certo. Dunque, questo anno commerciale, è un anno che loro chiamano anno teocratico, è un anno commerciale. In America va dal 1 settembre al 31 agosto, se agosto ha 31 giorni, non lo ricordo. Comunque, giusto per intenderci. Per cui, come recita l'articolo 24 del Codice Civile, nel contesto di quello che è il loro cosiddetto anno di attività, che va dal 1 settembre ad agosto, e se si arriva insomma alla fine di quell'anno e uno già sta smettendo di praticare da un bel po', insomma, l'articolo 24 lo spiega. L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui già è stata notificata la delibera. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Come vedete, le associazioni, quello che vi voglio dire, sono regolamentate dal codice civile, per cui nello statuto non troverete mai i parametri che riguardano appunto i tempi di diritto del recesso o del titolo decaduto, ma lo andremo a cercare, questa specifica l'andremo a cercare nel codice civile. E se un avvocato non sa neanche l'ABC di questa cosa, cioè voglio dire di tutto questo, cambiate avvocato, a meno che la pratica lui ve la fa gratis. Vabbè, se la fa gratis, se la lettera ve la farà gratis, va bene anche, ma voglio dire, questa è l'ABC, c'è lo statuto, ogni associazione deve avere uno statuto per legge,
E poi c'è il codice civile che stabilisce, regolamenta come le associazioni devono. In Italia può non valere, lo stesso discorso può non valere in un'altra nazione. Come in Italia viene gestito il titolo decaduto, e cioè coloro che sono inattivi da un certo tempo, no, automaticamente, essendo inattivi, per cui, cioè inattivi perché disinteressati, inattivi perché hanno perso interesse in tali pratiche, il titolo decade e non possono né essere disassociati né essere chiamati da un comitato giudiziario interno illegale, tra l'altro, ma va bene, cioè, capite? Ma in questi casi il soggetto ha il diritto di far valere il titolo decaduto, come già molti altri hanno fatto e sono riusciti a fare. Vedete, qui c'è la lettera di decadimento da socio fatto dal legale qui del mio paese per un mio familiare, per esempio. Un mio familiare, qui ho copia di una lettera di decadimento da socio, mandata e spedita dall'ufficio legale, ovviamente, sia alla congregazione dove svolgeva le proprie attività, sia alla sede centrale, sempre allegando documento di identità, fotocopie di documento di identità in entrambi le lettere. Questa è la prassi, questa è la procedura. E se vi rivolgete a un legale che non ha le idee chiare circa la gestione di questo processo, beh, occhio, preoccupatevi. Un abbraccio, un saluto.